Una passione nata in gioventù per la lavorazione della pelle e del cuoio, però la vita, si sa, a volte ci porta su strade diverse. Ma 6 anni fa, con tanto lavoro, tanto impegno, finalmente Renato Gonzo è riuscito ad aprire il suo laboratorio artistico Cuoio Vivo. Renato, ma come è nata questa passione? Cosa ti ha ispirato? Ma probabilmente è un tipo di lavoro, lavorazione che ho individuato tempo fa, 28-30 anni fa, sotto militare. Ho visto un compagno che stava lavorando la pelle, perché suo papà faceva l'artigiano proprio del cuoio, e mi è nata la passione e l'ho portata con me fino a quando, facendo l'altro lavoro, l'ultimo lavoro, a un certo punto ho detto, si è fermato, ho detto, adesso provo a mettere in campo la mia passione. E questo è successo 6 anni fa e diciamo che si è alimentato sempre di più il gioco e la passione, fino a portarmi a una decisione proprio di vivere il cuoio in maniera intensa. Ecco, vivere il cuoio in maniera intensa penso sia proprio la frase giusta. Qui intorno a me vedo tanti oggetti di tutti i tipi, dalle borse, le cose classiche, a oggetti per la casa. Si sente un profumo di cuoio meraviglioso. Sono tutti pezzi praticamente unici, perché sono fatti a mano in ogni singola parte, giusto? Giusto, giusto. Diciamo che man mano che va avanti il tempo curo sempre di più la parte artistica, perché lavorare su pezzi classici, borsette, cinture, che comunque sono richiesti, non ti portano da nessuna parte. Devi creare il pezzo unico e proporre il pezzo unico, facendo vedere come lo lavori, facendo vedere tutta la parte della manualità e dove può portare la manualità. E questo è un segreto che bisognerebbe riproporre ai giovani. C'è qualcuno che ti segue in questo? Parli di giovani e quindi non so, ci sono dei corsi per imparare quest'arte o no? Diciamo che stiamo proponendo, tramite un'associazione del posto, Selva Green, un percorso che potrà dare i suoi frutti, e vediamo che ci sono dei giovani interessati, e soprattutto sto notando questa, mi ripeto, questa specie di esigenza e di fame di manualità. Perché dico fame di manualità? Perché ci si sta accorgendo che dalla mano alla mente è un passaggio molto importante. Tra le cose che ci sono esposte o quelle, tu vendi online, giusto? Fin dall'inizio hai avuto l'oggetto di cui sei più, o l'articolo di cui sei più orgoglioso? Ecco, diciamo che io lavoro sul discorso delle foglie, per cui della natura, orologi fatti a foglie, svuota tasche a foglie, e la cesellatura e la costruzione di una foglia ha dei particolari che non sono semplici, diciamo. Mi danno soddisfazione. Mi danno soddisfazione perché vedi crescere la materia, vedi crescere l'oggetto un po' alla volta, ed è sempre differente da una volta all'altra, naturalmente. Ti ringrazio, sei stato gentilissimo ad accoglierci, e bellissimi tutti gli oggetti che vedo esposti. Grazie.